Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 7 novembre a Palazzo Mezzanotte. La serata è stata introdotta da una serie di interviste one-to-one moderate dalla giornalista Deborah Rosciani. La cerimonia delle Fonti Awards si è concentrata sul mondo legale ed impresa, con un particolare focus sul settore HR. CEO dell'anno, innovazione, leadership, settore, intrattenimento. A ritirare il premio è Renato Lenzi di Zoomarin Italia. Guida di Zoomarin Italia nel percorso di crescita e consolidamento della leadership nell'intrattenimento, in particolare per la capacità di interpretare le tendenze di settore, riproponendole in modo innovativo e rendendo Zoomarin un luogo di divertimento e veicolo di messaggi educativi attraverso la sensibilizzazione ambientale e la divulgazione scientifica. Congratulazioni ancora, complimenti. Renato Lenzi è CEO di Zoomarin Italia, riceve il premio come CEO dell'anno per l'innovazione e leadership nel settore dell'intrattenimento. Lei oggi rappresenta il gruppo Dolphin Discovery, è un gruppo internazionale all'interno del quale lei svolge il ruolo sia di direttore esecutivo per la divisione europea e allo stesso tempo è anche il CEO di tre parchi che sono stati da voi acquisiti dalle 2015 ad oggi, quindi una grande attività negli ultimi anni ma che sicuramente è già proiettata verso il futuro. Che cosa avete in animo di fare? Beh, sicuramente una grande sfida e anche una grande emozione positiva essere al fronte della divisione Europa per il gruppo Dolphin Discovery e come CEO di Zoomarin abbiamo l'opportunità di offrire ai nostri ospiti divertimento, emozioni indimenticabili. Quindi la sfida è sempre più difficile emozionare il nostro pubblico e ovviamente la grande opportunità è quello di farlo insieme a loro, quindi ci divertiamo mentre offriamo loro delle esperienze indimenticabili in un connubio veramente molto speciale con gli animali che ospitiamo nel nostro parco e con la natura. Quindi l'obiettivo finale è quello di creare una sensibilizzazione, un nuovo amore per la natura che spinga il nostro pubblico a proteggere meglio l'ambiente. A prescindere dalla responsabilità europea che lei ha, la maggior parte del suo tempo, da quello che mi risulta però, lei lo trascorre al Zoomarin di Roma. Questo è un parco che riceve, ci sono dei numeri impressionanti, ogni anno almeno 600.000 presenze e offrite lavoro ad uno staff di 500 persone. Quindi parliamo di una realtà che è allo stesso tempo un parco tematico di divertimento e un giardino zoologico con oltre 350 animali, dei quali naturalmente vi prendete cura. Ci descrive come convivono queste due realtà nel parco? Sì, effettivamente la cosa più difficile è far capire al nostro pubblico cos'è effettivamente un parco come Zoomarin, perché è unico nel suo genere, quindi all'interno del parco ritroviamo sia la realtà delle attrazioni acquatiche, quelle meccaniche, il giardino zoologico e la grande novità che porta il gruppo Dolphin Discovery in Italia sono le esperienze interattive. Siamo una grande famiglia, come lei ben diceva, 500 persone lavorano con noi e insieme a loro costruiamo dei nuovi percorsi ogni stagione per creare delle nuove ed emozionanti esperienze sia nella parte delle attrazioni meccaniche ed acquatiche, come dicevo, le dimostrazioni con gli animali, ma soprattutto le esperienze interattive, dove si può effettivamente conoscere da vicino una foca, un pinguino, come molti dei nostri ospiti non hanno mai fatto e dove realmente non si può fare in nessun'altra struttura in questo momento in giro per l'Europa. Quindi esperienze indimenticabili che lasciano delle memorie indelebili associate a dei messaggi forti educativi. La nostra grande sfida è quello di farlo in una maniera divertente, perché se è divertente l'educazione è ancora più coinvolgente. È più coinvolgente. Il tema dell'attenzione all'ambiente è il grande tema del momento e questo è un dibattito che si sta sviluppando in ogni forma possibile. Il gruppo Dolphin Discovery e Zoomarin Roma sono proprio all'avanguardia nel presentare delle opportunità di educazione ambientale, ma sono soprattutto degli esempi concreti di scelte operative nel massimo rispetto dell'ambiente. Ci può spiegare le scelte più importanti che lei ritiene di aver adottato nell'ambito della sua attività, in questo senso, in questa direzione? Come parco la nostra mission è quella di educare il pubblico e vogliamo farlo anche con la leadership di dimostrare quello che si può fare concretamente in una struttura come un parco, che è una realtà complessa. Quindi già da 3 anni abbiamo eliminato ad esempio le mappe cartacee, una cosa molto comune che siamo abituati a trovare nei parchi. Noi da 3 anni le abbiamo azzerate e abbiamo sostituito tutta la comunicazione con una comunicazione digitale dentro il parco.
qualcosa a cui siamo tutti abituati ma che nessuno aveva pensato di integrare in una realtà parco. Codice QR, orari che si possono fotografare col cellulare, informazioni che ci possiamo portare dietro con una tecnologia che siamo abituati a utilizzare tutti i giorni. Abbiamo azzerato le cannucce di plastica da due anni, quindi con largo anticipo su quelle che sono le normative e le visioni di dove andremo, abbiamo anticipato i tempi. Quest'anno abbiamo fatto un'altra scelta molto difficile, che è quella di eliminare tutta la plastica monouso nei bicchieri e nelle distribuzioni delle bibite. Qualcosa di veramente complesso, fatto con un'azienda che si specializza qui in Europa nella creazione di questi bicchieri poliuso in un materiale simile plastico ma con una grande biodegradabilità. Quindi siamo riusciti a proporre una nuova scelta per il nostro pubblico sul come interagire nel nostro parco con la natura che ci circonda e lasciare un footprint veramente molto in armonia con l'ambiente. Un parco divertimento, lo abbiamo detto, che offre molte emozioni al vostro pubblico e quindi è chiaro che la customer experience diventa il vostro grande biglietto da visita. Quali sono le direzioni sulle quali state lavorando per valorizzare ulteriormente questo aspetto? La parte più importante per noi è riscoprire il bimbo che c'è in tutti noi e quando eravamo bambini abbiamo imparato anche come l'educazione divertente è più effettiva. I professori che ci hanno lasciato le informazioni più importanti sono quelli che sono riusciti a coinvolgerci ed emozionarci. E questa è la nostra sfida, emozionare il nostro pubblico mentre insegniamo cose importanti. Quindi un'educazione divertente che a volte non si percepisce neanche come un'educazione, ma diventa più un amore per la natura e gli animali, con la scoperta di quello che possiamo fare per fare la differenza. È un grande obiettivo e ci porta a un obiettivo come azienda di sviluppare da tre parchi che abbiamo oggi, nei prossimi 5 anni, la costituzione di un gruppo di Visione Europa con almeno 10 parchi dove portare questo forte messaggio. Un'ultima domanda, lei è CEO dell'anno, riceve questo premio questa sera dal gruppo Le Fonti, nella sua carriera professionale ha scelto scientificamente di fare questa carriera o è stato un caso occuparsi di intrattenimento per il grande pubblico in questo comparto così specifico? Sono forse il CEO più non convenzionale, nasco come un appassionato di animali, ho cominciato a addestrare delfini, avevo 16 anni, poi sono diventato un biologo marino e ho avuto la fortuna di poter fare il percorso che mi ha portato ad acquisire le competenze di leadership e gestione aziendale in una fase successiva, quindi mi sono divertito veramente tantissimo, ancora non ci credo che sono arrivato. E continua a divertirsi? Divertendomi tantissimo. Perfetto, grazie e complimenti. Piacere.